anticipa l'arrivo del nuovo anno con un botto da 3 punti, l'Ilva Maddalena di Nino Catuogno e del presidente Sergio Di Fraia. La vittoria sul Romangia consolida il 3° posto in classifica e fa sognare i tifosi, che applaudono una squadra piacevole e divertente, ma soprattutto cinica e concreta. 11 maddalenini nella Fossa dei Leoni non li si vedeva da tempo, a conferma di una potenzialità tutta indigena da fare invidia. L'umiltà e la saggezza contribuiscono indubbiamente a rendere l'Ilva Maddalena forte in tutti i reparti, equilibrata e disposta al sacrificio. La prima azione pericolosa è proprio dell'Ilva Maddalena, questa bella girata di Angelo Canu su cross di Gabriele Spagnolo. Insiste l'Ilva Maddalena, c'è questa bella iniziativa di Luca Ciaro, cross dal fondo, ma non c'è nessuno pronto a sfruttare l'occasione. Attenzione, un atterramento in aria di Mario Barretta non viene sanzionato, rivediamo al rallentatore, Barretta controlla la palla, si fa spazio e poi vedete finisce a terra, l'arbitro fa proseguire. Un'iniziativa della Romangia Sorso e veramente un intervento prodigioso del portiere Filinesi su Andrea Secchi. Filinesi salva il risultato e il portierone dell'Ilva Maddalena si ripete poco dopo. Vedete questa iniziativa, colpo di testa e c'è questo anticipo del portiere maddalenino su carta. Allora Mauro Coppadoro, un collega, un amico. Mauro, tu su Radio Arcipelago parli spesso e volentieri del calcio, dello sport in generale e dell'Ilva, di questa bella Ilva. È una bella Ilva, sta facendo un ottimo campionato, oltre le più rosee aspettative e l'orgoglio di tutti i giocatori maddalenini praticamente. Finalmente, dopo tanti anni in cui sembrava quasi proibito ai giocatori maddalenini giocare in squadra, quest'anno sono tutti maddalenini. Può andare avanti con le risorse locali e questa secondo me è una squadra che può giocarsi anche i play-off. Forse l'eccellenza no, ma i play-off è un obiettivo che si può perseguire. Ecco. Mauro Coppadoro, tu sei avvezzo ai pronostici, sta per iniziare il secondo tempo. In tutte le partite l'Ilva ha 5 minuti in cui fa cose meravigliose, quando gli pila in 5 minuti fa 2 gol, l'Ilva vince 2-0 con 2 gol in pochi minuti. Gol pronosticati e gol realizzati. Mister Manunta prova ad esorcizzare il momento, ma si deve arrendere al colpo di testa di Andrea Conti che sblocca il risultato. 1-0 per l'Ilva Maddalena al replay, vediamo lo stacco perentorio di Andrea Conti. Nulla da fare per il portiere della Romangia Sorso. Festeggia l'Ilva Maddalena, il difensore isolano merita veramente questo abbraccio collettivo. La ciliegina poco dopo. Vedete questa pregevole iniziativa, palla in mezzo di Angelo Canu e tocco irriverente del giovanissimo Luca De Santis, ecco il passaggio di Angelo Canu e il tocco di esterno sinistro di Luca De Santis che beffa il portiere ospite. Ilva 2, Romangia 0. L'assessore Zanchetta non si scompone, segue con attenzione anche questa replica affidata al nuovo entrato Mulas che riprende una respinta del portiere Filinesi su tiro di Antonio Carta e mette dentro. È il gol del 2-1 che non cambia comunque l'esito di una partita vinta dall'Ilva Maddalena. Sindaco Angelo Comiti, ha scelto una giornata freddissima per venire a vedere l'Ilva. Una giornata freddissima, però un pomeriggio. I giocatori festeggiano, ce li godiamo. Un pomeriggio di sport bello, una bella partita giocata fra due squadre messe bene in campo, vinta meritatamente dall'Ilva soprattutto nel secondo tempo, con due bei gol e con una tenuta del campo direi insomma all'altezza della tradizione della nostra squadra. Diciamo che anche il sindaco ha portato bene all'Ilva. Beh, ero un po' preoccupato perché tu lo sai che noi abbiamo uno spiccatissimo senso dell'ironia e già quando mi sono affacciato qualcuno ha detto bah, è arrivato un sindaco, chissà come va a finire. È andata a finire bene e ne sono felice. Amico.
Roberto Zanchetta, assessore allo sport del comune di La Maddalena, dobbiamo dire che qui lo sport alla Maddalena tira sempre. Beh sì, tira sempre in tutte le discipline. Abbiamo assistito oggi a una bellissima partita, anche se nel primo tempo devo dire il Romangia ha controllato meglio l'incontro, poi è venuta fuori la vera Ilva. Il cuore e il carattere dei ragazzi isolani ha fatto la differenza e l'Ilva ha vinto. Beniamino Manunta è il mister della Romangia Sorso. Lei è uno di quelli che ci ha confidato, non appena ci siamo incontrati, che segue la Maddalena TV.it. Sì, vero, verissimo. Vi seguo attraverso il sito, molto bello, fatto bene, alla quale poi mi sono così affidato anche per scoprire qualche segreto dell'Ilva Maddalena Calcio. Quindi, sì, l'ho seguito e continuo a seguirlo perché è un bel sito, un sito fatto bene, per cui gradevole. Grazie mister. Diciamo che il primo tempo forse qualcosina in più noi, loro un po' più contratti, un po' più... forse un po' diciamo sorpresi da questa aggressività nostra, partenza. Insomma. Secondo tempo abbiamo lasciato più campo a loro e insomma, abbiamo subito il gol su una disattenzione che insomma, però insomma, se non si fanno le disattenzioni i gol non si fanno. Oggi è capitato a noi, era un periodo buono per noi, insomma non abbiamo mollato, ecco. La cosa importante è che siamo venuti al cospetto di una squadra che insomma, sta facendo veramente bene. Siamo venuti qua a giocarcela e se facevamo un pareggio non rubevamo nulla, abbiamo perso, onore all'Ilva Maddalena che ha vinto insomma. Un campionato dominato dalla Torres e dall'Olmedo, direi di no. No, direi di no, è un campionato aperto, un campionato apertissimo, penso che l'Ilva Maddalena possa aspirare ad essere cosiddetta terza incomoda, insomma, sta facendo bene, sta facendo risultati, sta vincendo, per cui sull'onda dell'entusiasmo si va avanti, ha dei giocatori interessanti, un allenatore preparato, per cui vivaio locale, bene. Ecco, rivediamo assieme alla Moviola il vostro gol. E su una conclusione di carta Mules è stato bravissimo, poi sulla respinta del portiere a buttarla dentro, quindi insomma è quello che bisognava fare, che un po' abbiamo rinunciato a fare nella fase centrale della partita. Nino Catuogno, quest'Ilva vola veramente. Indubbiamente una squadra in salute, insomma, l'abbiamo dimostrato anche oggi, domenica scorsa, anche se abbiamo avuto una ventina di minuti così di sbandamento, però ripeto, siamo una squadra in salute, normalmente veniamo fuori e giochiamo meglio il secondo tempo e anche oggi è stata così, insomma, di fronte a un'ottima Romangia, molto bravi, agguerriti, anche pericolosi in qualche frangente, e noi però siamo stati tranquilli, abbiamo cercato di non prendere gol, di non correre pericoli il primo tempo e ci è riuscito, e poi il secondo tempo abbiamo schiacciato diciamo sull'acceleratore, abbiamo giocato decisamente meglio di loro e meglio del primo tempo, abbiamo avuto le occasioni. Abbiamo fatto due gol bellissimi, peccato per quell'ultimo sbaglio sul 2-1. Insomma. Il giovanissimo Luca De Santis. Luca, ci devi descrivere questo gol? Noi adesso lo faremo rivedere al rallentatore. Sì, è stata innanzitutto una bellissima azione, partita da centrocampo, centravanti, palla sulla fascia e poi... Io ho fatto quello che bisognava fare da qua. Questo signore è il signor Conti, uno che di testa ci sa fare e non solo. Andrea Conti, ma quel passaggio millimetrico su calcio d'angolo di Matteo Vitiello? È stata una grande soddisfazione. È stata la liberazione, da inizio anno che cercavo un gol. Sono riuscita a trovarlo proprio nel momento dove non me l'aspettavo, quindi la gioia è raddoppiata. Sono felicissimo e sono contento anche per Luca De Santis che ha fatto un gran gol anche lui su una grande azione. Quindi una vittoria bella, bella bella. Innanzitutto ci tenevo a dare buon anno a tutti e mi raccomando seguite www.lamaddalenatv.it che è un sito nato da poco che dà informazioni su tutta Maddalena e anche sull'Ilva. Grazie a tutti.